Bambi diceva: chi trova un amico trova un tesoro. Ma se ne amici ne trovo 50. Della Disney. La canzone arriva dall'ultimo zecchino d'oro. Andrea, raccontaci di cosa si tratta. C'era una volta una strega molto bella. Ma Andrea, le streghe di solito sono bruttissime e cattivissime. E invece nella nostra storia questa strega è bellissima, tanto che ha fatto innamorare... Ma non mi dire, il principe azzurro? Eh no, ha fatto innamorare il re in persona. Qualcosa non mi torna, ma forse è meglio che facciamo cantare a questo fantastico coro Il cuore del re. Abbiamo un mal di pancia improvviso. Succede anche questo. Allora, semmai questa canzone la recuperiamo dopo. Adesso vediamo se la nostra Matilde, una delle cinque Matilde, si calma. Ce l'avamo un po' via. Adesso andiamo avanti con la prossima presentazione. Tanti i nostri presentatori sono super bravissimi, vero? Siete preparati a tutto, vero? Ecco, adesso non leggere vi è piaciuta questa canzone perché non l'hanno sentita, mi raccomando. C'è scritto sul copione, sto scherzando. Non c'è scritto? Vai allora, avanti. Vai. Come prima cosa facciamo entrare i nostri bambini del corso propedeutico. Che non lo sanno, andateli a chiamare. È un macello qua.
con le loro maestre Simone e Marica, anche se oggi Marica non c'è. Cara Andrea, a me piacerebbe cantare qualcosa di un pochino meno recente. Ti accontentiamo subito. Andiamo a pescare tra gli annali una canzone del 1972. Ma stai parlando del 14° Zecchino d'Oro? Certo, ed è anche attualissima. Parla di galline. Ma certo, e la morale è sempre quella. La gente prima critica e poi quando si accorge che la diversità è una cosa bella, fa di tutto per imitare. Ma lasciamoci raccontare la storia dalla gallina Cocco-Wa. Non importa come stiamo a casa, una reggia, una tenda oppure una pagoda, l'importante è che ci sia l'amore di tutti coloro che la abitano. Purtroppo però non è così per tutti. Alcuni bambini non hanno una casa in cui abitare. Scritta da... Arrivo, vai. Scritta da un caro amico del coro e presentata lo scorso Zecchino d'Oro, ecco a voi la canzone che dà titolo al nostro concerto, La mia casa.
vengono a trovare, sai perché? La mia casa è un po' speciale ed è come piace a me. La mia casa ha davanti un bel vialetto, un comignolo col fumo sopra il tetto, un balcone di fiori di giardino che si aprono al mattino, rallegrando la giornata, sai perché? La mia casa è colorata ed è come piace a me. Ed ognuna la sua casa, ogni casa è il suo bambino. Come un nido sopra un ramo, da riparo un uccellino. Che tu viva in un castello, ricordatevi qual è la canzone che vi è piaciuta di più e di sicuro le mamme che sono là in fondo vi diranno in che CD è quella canzone. Da un ritmo coinvolgente alla delicatezza di un brano presentato al 33esimo Zecchino d'Oro, scritto da Fabio Concato. Sono molti gli autori che si sono cimentati nella composizione di brani per bambini e a noi cantare questo piace moltissimo. È stata una delle prime canzoni che il nostro piccolo coro ha imparato e la potete trovare nel CD 25 Che avventura fantastica, uscito proprio per il 25esimo compleanno del coro. Allora ascoltiamo la storia dell'Ocona Sgangherona. Thank you.
Qual è la prossima canzone in scaletta? Brava Ginevra! Allora, vediamo se sei preparata. Quanto fa 6 per 7? 42. Più 2? 44. Ma... cantiamo 44 gatti? No! Non correre, Ginevra. Quanto... E sai anche cosa vuol dire 10243? Ma certo! 10243. E in che anno è iniziato lo zecchino d'oro? 1959, ma perché tutti questi indovinelli? Perché? Semplice, perché do i numeri! Birbante, ecco cos'era! Allora, ascoltiamo insieme Do i numeri. Dottore sa dirmi che cos'ho, ma un grande illuminato.
che però il prima dare i numeri è stato un sumero, ma è solo con gli indiani che conosce lo zero. Si usava l'alfabeto, era greco latino, un maia dava i numeri con punte e tattino. Invece del cinese, anche se non ci credi, fai conti con le dita delle mani e dei piedi. E la banco che usiamo a scuola ogni mattina, migliaia di anni fa lo adoperava in Cina. La 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 la. La mamma preoccupata da questa mia mania ha detto forse un viaggio era giusta terapia. E mi ha portato a Londra, ma da quel giorno lì non faccio che ripetere un asilo just for free. Dei numeri di notte e passo le mie ore contando mille pecore, ma pure ogni pastore. L'ho detto alla maestra che mi ha spiegato che neppure il buon Pitagora contava quanto me. Sette come giorni, quattro come stagioni, nove come tre per te, due come quando siamo io più te. In prima dare i numeri è stato il sumero, ma è solo con gli indiani che fai essere un zero. Chiude l'alfabeto, era greco latino, un maia dava i numeri con punta e tattino. Con questo non sapevi che la lingua egiziana, per dire 100.000 disegnavo una rana. Con la calcolatrice tutti vennero male, adesso diamo i numeri per un digitale. Uno state divertendo? Sì. Sì, eccoli. Anch'io ho sete. Chi è che ha sete? Anch'io ho sete. Adesso qualcuno mi porta un pochino d'acqua perché ho un po' di sete. Poi beviamo insieme. Vai avanti. Ricordatevi che potete riascoltare questi brani comprando i CD che ci sono al banco vendita in fondo. Ecco, allora ti spiego. Siccome se non ci comprano i CD noi andiamo in bancarotta perché non ci abbiamo più soldi, perché abbiamo speso tutto per comprare le divise nuove, devi dirlo con più entusiasmo, provaci. Ricordatevi che all'uscita c'è il banchetto con i nostri CD. Con i nostri fantastici. Fantastici CD. Brava! I più belli del mondo. E dopo questa simpatica canzone è arrivato il momento del gran finale. Sono io il casinista, dimmi dove eravamo arrivati. E vabbè, pazienza, allora ripartiamo da qua. La rifacciamo tutta, allora rifacciamola dall'inchino. Torna dentro, torna, facciamo una bella scena. Aspetta, tanto bevo, Allora, aspetta. Torna su. Rifacciamo, voi dovete fare l'applauso come l'ultimo inchino e l'applauso dopo forte, come prima. Inchino, inchino. Ok, voi adesso scendete. Io ti passo il microfono. No, dovete continuare l'applauso voi, sennò non vale.
Il casino è che io, anziché dire l'acqua, dovevo portargli i CD che lei doveva far vedere. Quindi è colpa mia, non è colpa loro. Bisogna anche dire le cose come stanno. Ah, viene chi? Ah, era che, scusa. Ricordatevi che all'uscita ci sono... c'è il banchetto con i nostri fantastici CD. I più belli del mondo. Dopo tutti questi numeri, lasciatemi raccontare qualche numero del nostro coro. 26 sono gli anni di vita. 64 i bambini iscritti quest'anno al piccolo coro. 28 i bambini del propedeutico. 30 i ragazzi dai 12 anni in su che fanno parte del coro Over 12 SMA. Oltre 500 i bambini che si sono dati il cambio nel nostro coro in questi anni e oltre 300 le canzoni cantate, 14 i CD incisi. Insomma, numeri di tutti rispetto. Facciamo ancora un salto indietro per ascoltare la canzone che vinse nel 2002 il 45esimo Zecchino d'Oro. Esatto, è una canzone che ci racconta come ogni stella racchiude un sogno e c'è chi ogni sera va ad accendere queste stelle. Si tratta proprio del mitico personaggio chiamato lo Stelliere. Questo è il mio mestiere. Voglio...
fare anch'io lo stelliere. Facciamo entrare il propedeutico. Intanto, Andrea, mi racconti di cosa parla la prossima canzone? Io non so cosa sia un alibombo, ma ne hanno parlato in così tanto ne hanno parlato in così tanti che mi hanno convinto che esiste davvero. È quello che succede spesso con le notizie in internet. Basta che la dicano in tanti e diventa vera. Ma ricordate, state attenti e non credete sempre a tutto. Hai ragione, Andrea. È proprio quello che ci racconta la prossima canzone, che pensa è stata scritta nel 1978. Signore e signori, Alibombo! Morto viene da Giove. Un vecchiatto borbottava: qui mi sa che adesso piove. È un pericolo spaziale che viene giù dall'altro mondo. Forse una reclam di cosa? La reclam dell'olibombo. Ma tu sai che quel paese
vi state divertendo? Sì. E ora è il momento del gran finale. Abbiamo scelto una canzone del 33° Zecchino d'Oro, una canzoncina russa che è un invito di Gioia e di amicizia. Gioia e amicizia per tutti i presenti. Si intitola Mille voci, una voce. Vorremmo ringraziare Giovanni Belloni, che ha organizzato questo bellissimo concerto, il comune di Barlassina che ci ha dato il patrocinio, l'associazione culturale Teatro Antonio Belloni, la Fondazione Capirlo, Cariplo, la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, e ancora un grazie ai nostri amici debuttanti Piccolo Coro di Barlassina. I nostri genitori e i nostri tecnici.
e un grazie a tutti voi che avete partecipato a questo pomeriggio. E se vi siete divertiti, ricordatevi che all'uscita ci potete comprare i nostri CD. Grazie a tutti! Un grazie speciale anche al nostro maestro Fabio Macchioni! Lo dico io. Quello è scritto qua con l'asterisco. Lo leggo io. Se riesci a leggerlo, leggo io. Un grazie a Ginevra, ad Andrea e a Camilla che hanno presentato. Bene, a conclusione di questo bellissimo, intenso ed emozionante pomeriggio, l'Associazione Culturale Teatro Antonio Belloni vuole omaggiare di un pensiero Fabio Macchioni e tutto il piccolo coro Maria, Santa Maria Ausiliatrice. Grazie ancora, grazie a voi. Allora, noi volevamo un attimino qua sul palco, sono un po' scalpinato. Allora, abbiamo due cose, una cosa che non abbiamo ancora organizzato ma che adesso organizziamo subito, state calmi che adesso arriva. Allora, innanzitutto volevamo... La carta, ecco che non è bello, guarda. Volevamo regalare... Siccome il Giovanni è venuto al nostro concerto e ha già comprato tutti i CD e quindi non potevamo regalargli un CD, allora abbiamo pensato, vieni qua Giovanni, anche se hai la telecamera, grazie. Dammi che ti filmo io. Ecco. Camilla ti regala una tazza di Expo, visto che dobbiamo fare pubblicità alla nostra Expo, che è importante per tutti. E so che anche qua nella zona di Barlassina ci sono molte aziende impegnate. Questo lo diamo, Lorenzo, vieni a tenermi questo per piacere, me lo tieni un attimo? Ti scappa la pipì, no eh? Me lo tieni? No, tienilo da sotto, amore. Amore, da sotto qua. Ce la puoi? Bravissimo, ok. Adesso ti aiuta anche la Viola, ti aiuta. Viola, aiutalo un attimo. Ecco, bravo. Ok, allora, poi... Voi dovete dire qualcos'altro? No, voi dovete... Allora, sì, scusate, allora, lui deve dire una cosa, adesso la dice, dopo chiamiamo... Vai. Un grazie speciale anche al nostro coro. Ah, giusto. Mancava la battuta. Allora, adesso io volevo sapere se c'è qua, adesso Giovanni mi deve aiutare anche le maestre, se c'è qua qualcuno della banca che ci ha ospitato così gentilmente o qualcuno del comune di Barlassina? Vedo, ecco, allora, non so, in rappresentanza, ecco. Grazie innanzitutto di essere grazie venuto. Grazie a voi. Ecco, no, devi darlo a lui, non a me, io ce l'ho. Grazie. Ecco, questo grazie è il nostro CD dei 25 anni. Prego. Il mio coro mi ha fatto una bellissima sorpresa con l'inno che abbiamo ascoltato della nostra bella Barlassina e sono davvero emozionato di questo. Voi davvero bravissimi, io rimango incantato, oltre alla bravura di voi protagonisti di questo pomeriggio, della professionalità e della pazienza dei vostri insegnanti. Li ringrazio perché so che non è semplice preparare un concerto che noi ci gustiamo in un'oretta, ma sono davvero ore e ore per prepararsi in questo modo. Grazie ancora e vi aspettiamo ancora a Barlassina. Va bene, volentieri. Grazie. Grazie. Adesso? Grazie. Allora, adesso facciamo una cosa che nessuno sa. Dunque, il coro di Barlassina, con calma e con ordine, adesso si libera magicamente questo corridoio e sale sul palco perché facciamo una canzone insieme. Adesso si libera tutto come questo... prima. Cantiamo facile facile, visto che la sappiamo anche noi. Non ti preoccupare tu. Questi bimbi tutti ammassati, amore, vieni qua con me. Vieni, cammina. Eccoci qua, perfetto. Riusciamo a metterci come per la sigla più o meno? Allora, la vostra solista di facile facile dov'è? Giorgia, vieni Giorgia. Coraggio. La nostra solista di facile facile. No, facile facile, allora. Allora,
Sai, Luca, ascolta, l'anno prossimo tu devi entrare nel coro perché se stai qua davanti diventi sordo. E allora mettiti qua vicino a tuo fratello Daniele. Ecco, perfetto. Anche tu, amore, mettiti lì, dammi retta. Giorgia, qua. Mettiti qua. Dopo ti diamo. Ok. Girati un po', Giorgia, verso il pubblico, che sei più bella. Ok. Adesso ce le improvvisiamo, io c'ho il testo, se non sbagliamo, Marco c'ha pronto tutto. Sì, il verde ce l'ho, ci siamo, è una cosa improvvisata, ok? Allora, adesso i due cori insieme che mi guardano un attimo con le mani dietro, come siete belli ammassati lì. Andrea, vai un po' più indietro, sennò la tela non si vede, tu sei alto alto, ecco. Magari salta dietro, tanto c'hai spazio. No, non Andrea, Chiara, vai dietro là alla Sara. Anche tu, vai dietro là. Tanto, siete altissimi, guarda che belli che siete. Alice, ok, perfetto. Perfetto, che belli che siete. Sono belli, fategli un applauso. Allora, partiamo. Vuole poco a capire, io sono così e tu come me, le mani, la bocca, la faccia, un cuore che batte. Cose a me piace sempre, lo dico sempre così, anche lo dico per così per
A noi non piace partecipare a concorsi, ma piace fare queste cose con altri cori. Quando siamo da soli va bene lo stesso, quando siamo con altri cori siamo sempre contenti, perché pensiamo che la musica debba essere un modo per far restare insieme i bambini, farli divertire e anche insegnargli qualcosa, il rigore per l'insegnamento del canto e anche per lo stare insieme, bene insieme. Questo è quello che vogliamo trasmettere a voi. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, continuate ad ascoltarci attraverso i nostri fantastici CD, ok? Comprate, vi ringraziamo tanto, magari speriamo che qualcuno ci inviti qua per Natale, saremo contenti col nuovo disco che sarà dedicato a Marielle Ventre, che stiamo incidendo da marzo di quest'anno e continueremo anche durante tutta l'estate. Grazie, ciao! Base 25.